In questo video presentiamo il regolatore Pixis modello ATR243-20ABC. La confezione contiene lo strumento, che ha un formato 48x48, un kit di agganci in plastica con le relative viti e due ponticelli che serviranno per disabilitare una delle due uscite relè e utilizzare i relativi morsetti per l'uscita continua selezionabile sia in 0,10 V che in 420 mA. E il manuale di istruzione in italiano e in inglese. Proponiamo un esempio applicativo relativo all'utilizzo dell'uscita analogica in 420 mA per la ritrasmissione del valore di set point che normalmente viene impostato da tastiera ad un'altra strumentazione che può essere un PLC, un terminale operatore o un registratore. In questo caso abbiamo scelto un terminale touchscreen TD240 con PLC integrato che permette la lettura di variabili analogiche e la presentazione del dato sul display. Per prima cosa colleghiamo la fonte di alimentazione a 220 V e un sensore, in questo caso una PT100, all'ingresso analogico. Una volta collegata sonda e alimentazione, accendiamo lo strumento e entriamo nei parametri di configurazione attraverso il tasto Set e l'impostazione della password 1, 2, 3, 4. E scorriamo i parametri per la selezione dell'uscita comando, che in questo caso può rimanere tranquillamente su uscita comando su relè principale. Impostiamo il sensore PT100, abbiamo due scale, scegliamo quella tradizionale e i parametri relativi alla ritrasmissione. Che sono appunto ritrasmissione del segnale di set point di comando in milliampere e i valori di scala del set point, che dovranno essere identici a quelli configurati nello strumento che riceve il segnale. Per completare la procedura, una volta terminata la configurazione dei parametri, è necessario selezionare l'uscita 420 mA impostando i jumper JP5 e JP7 presenti all'interno della confezione. Quindi estraiamo l'elettronica dal frontale e posizioniamo i ponticelli JP5 e JP7. È inoltre necessario verificare la corretta posizione del ponticello JP9 che permette la selezione dell'uscita continua o in 420 mA o in 0,10 V. Completata la connessione, avremo la possibilità di visualizzare il set point sia sul regolatore che sul nostro dispositivo remoto. E quando andremo a variare il valore di set point da tastiera sul regolatore, la stessa variazione sarà ritrasmessa sul nostro terminale operatore.